diverse aggressioni e violenza, la polizia in campo per gestire l'allarme sicurezza. In occasione del 172esimo anniversario della Polizia di Stato, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, insieme al prefetto Saverio Ordine, hanno fatto il punto. 90 DASPO urbani emessi in un anno, 12 a carico di minorenni, e i prossimi potrebbero toccare i 4 ragazzi che hanno scatenato il Far West venerdì scorso in centro, fra tavolini lanciati, cinghiate, pugni ai commercianti che le avevano rimproverati. Quasi 8 misure di prevenzione personale al mese per allontanare i protagonisti di violenze è la risposta dello Stato al fenomeno della criminalità giovanile nell'anconetano. Bisogna sempre allineare la sicurezza formale, reale, che è quella dei dati, alla sicurezza percepita, che è quella che poi conta di più, perché se i dati sono positivi ma per qualche motivo la sicurezza percepita è minore dei dati, bisogna cercare di allinearli. Ancona, che è una città tranquilla, che è una provincia tranquilla, deve fare sempre in modo che questo che ha detto il capo della polizia sia perseguito. Negli ultimi 2 anni sono state emanate oltre 800 misure di prevenzione, tra cui 41 DASPO sportivi, di esclusiva competenza del questore, e poi lotta serrata alla droga. Tolti dalle strade 1,5 kg di cocaina, 1,2 kg di hashish e marijuana, 22 grammi di eroina. Nella cerimonia, poi, sono state ricordate le principali operazioni condotte dalla polizia. Un giro di prostituzione che ha portato a 3 denunce, 12 persone indagate per il bluff del bonus cultura, per un giro di 700.000 euro. E poi la denuncia di 5 ladri responsabili di aver rubato una ventina di auto e di 2 truffatori specializzati nel raggirare anziani. Un'altra emergenza strisciante.